Bene, questo è un approccio alla bici, quello di Stefano invece è un approccio completamente differente tra la mountain bike e da poco, diciamo, anche la gravel nei tuoi allenamenti, ma anche alla caccia, insomma, di cose belle del territorio. Su cosa stai lavorando? Insomma, quali sono un po', com'è che tu vivi la bici? Allora, la bici la vivo partendo da un passato stradista, nel senso ho corso anch'io fino agli junior e ho trovato molta passione nelle tue parole, anzi, quando parlava di Mario Cipollini e Petacchi mi fa ricordare quando arrivavo a casa da scuola e mi appiccicavo davanti Che al bello. televisore a guardare aspettando le volate di Cipollini in particolar modo, che io tifavo più Mario a dire il vero. Lo sapevi che c'era davanti lui, sì? No, sinceramente non lo... Ah, no, sì, sapevo che c'era davanti lui, ma non sapevo che era ospite di questa puntata. Infatti sono molto felice di sentire anche questi racconti pieni di passione. Detto ciò, dopo arrivati agli junior, ho deciso di cambiare totalmente strada, mi sono dedicato più alla mountain bike e in particolar modo alla discesa. Mi ha appassionato la discesa e quindi ho interpretato questa disciplina per circa 10 anni. Tuttora faccio ancora qualche gara, principalmente di maxi avalanche. Vivo la bici, cioè amo il ciclismo a 360 gradi, quindi a me piace fare dalla strada, quello che state vedendo adesso in televisione, quindi quello che viene chiamato freeride, enduro, discesa. Quindi mi trovate un giorno in bici da corsa, l'altro giorno con la mountain bike o in bike park o con la gravel anche. Ultimamente mi sono lanciato anche in qualche viaggio in bici col bikepacking a fare dei lunghi viaggi. E me lo porta anche un po' il mio lavoro a far questo, nel senso che lavoro con diverse strutture ricettive tour operator, come quella figura che viene definita bike manager, e di conseguenza devo avere una conoscenza a 360 gradi di quello Certo. che è il ciclismo, anche per poi capire le esigenze delle persone che vengono a trovarci, a visitare i nostri luoghi. Ecco, cosa cercano le persone in particolare? Sappiamo, abbiamo letto tantissimo nei primi 2 mesi di quest'anno, insomma, il turismo di prossimità, dovremmo in un qualche modo rimanere in Italia, la bici sta tanto crescendo e quindi immaginiamo che quest'estate, lo speriamo anche, insomma, ci saranno tante persone in bici a far su e giù per l'Italia. Che cosa ti chiedono in generale? Allora, ci sono, come si suol dire in termini marchettari, quindi in termini tecnici, tantissimi target diversi. Quindi, Marchettari sta per marketing. sì, Ok, esatto, no, per lo spieghi, noi lo marketing. sappiamo, lo spieghiamo Sì, agli amici a esatto. casa, Nel questa è senso che ci sono un'anatomia. tantissime persone che chiedono cose totalmente diverse. Si trova dalla famiglia che vuole semplicemente provare anche per la prima volta la vacanza in bici con i figli, quindi una semplice passeggiata in riva al lago, da appunto tranquilla, senza traffico, in mezzo alla natura, fino a trovare persone come quelle che vedete adesso che passano in televisione, che cercano delle discese adrenaliniche, che magari non sono assolutamente interessate al luogo dove sono, al posto, ma quello che cercano è l'adrenalina pura e il divertimento in discesa. Quindi questa è quella che la fa da padrona per esempio per chi ama la downhill o l'enduro. Viceversa, ci sono anche coloro che viaggiano e chiedono tutti quegli aneddoti culturali, storici, paesaggistici, dove alla fine bisogna creare una sorta di cartina, informazioni molto molto dettagliate, quasi più da guida turistica che da bici. La bici per questo tipo di clientela diventa semplicemente il mezzo per collegarsi dal punto A al punto B.